andare a della gente che mi obbedirebbe solo per paura. No, sei tu che hai paura. E quando si ha paura e si è deboli che si parla come parli te. La vita è questa, invece. C'è chi comanda e chi obbedisce. Caro mio, è sempre stato così. Già, ma tu non vuoi vivere. Vuoi nasconderti dietro una tonaca, come tua madre si nasconde nelle cliniche. Questa non è vocazione, è vigliaccheria bella e buona, ma io non voglio un figlio così. Ma ti farò cambiare idea, caro il mio prete. Vediamo se sarai abbastanza forte. Avanti, non aver paura. Difenditi. Hai la forza della tua vocazione, no? Battiti pure. E vediamo cosa farai con tutti i tuoi santi e le tue madonne. Mi fai pena. Stefano? Ma cosa hai fatto? Su, vieni. Vieni.